Ciao a tutti, eccoci di nuovo per commentare insieme qualche apertura. Il mio avversario gioca dopo la mia 4 e 6, adesso vi propongo una variante molto strana della francese, come affrontare la francese sorprendendo il vostro avversario. Allora, donna e 2, diciamo che fa il caso vostro, è una linea non molto tagliente, diciamo si gioca, ci sono de delle mosse abbastanza facili, come questo fianchetto che il bianco ha appena creato. E successivamente si cercherà di conquistare spazio al centro. Ok, in questa posizione direi che E5 è il punto di partenza del bianco, ma anche la cattura in realtà crea. Ho una posizione con il pedone isolato perché gioco D4 e voglio isolare il pedone. È chiaro che lo può catturare, però alla fine questo pedone in D4 superstite non avrà un gran futuro. Lo attaccherò con calma, magari cavallo D2, cavallo B3. Ok, lui non crede probabilmente che io possa recuperare quel pedone, però cavallo D2, così come annunciavo, alla quale seguirà il cavallo lì in B3, recupererà il pedone con attacco. Ok, alfiere G4, mantengo esattamente la mia idea, H3 lo mando via, e lui vuole essere un po' materialista. Ok, giocatori materialisti solitamente magari si perdono qualcosa per strada. Per difendere questo pedone che io continuo nuovamente ad attaccare, e mi ha ceduto un alfiere che di fatto, non so, magari rende più forte il mio alfiere di fianchetto. E il pedone D4, come in tutte le favole, le storie, alla fine lascerà la scacchiera perché verrà attaccato troppe volte. Donna B6, su donna B6 gioco A4, interessante, voglio fare A5, voglio allontanare il contatto tra la donna e il pedone. L'altra idea, in caso di A5 da parte sua, potrebbe essere anche alfiere F1, alfiere B5, inchiodo il cavallo difensore e poi con calma lo catturo. Ok, direi che A5 è un buon motivo per continuare la posizione, e su questa mossa inizialmente pensavo alfiere D2. Questa donna non ha tante case, deve fare attenzione perché adesso sembra che sia a rischio di essere intrappolata. Perché su alfiere F1, donna per alfiere D3 è costretta ad andare in B2 ed effettivamente sembra molto in trappola. Ok, dovrebbe essere in trappola perché io l'attacco e per essere materialisti guardate come il mio avversario diciamo si è complicato il gioco. Ok, gioco una mossa che lo mantiene in partita perché se non ci fosse questa intermedia la sua donna sarebbe stata in trappola. Ok, il pedone lo recupero alla prossima. Direi che donna F4. Sì, donna F4 dovrebbe andare bene. E mi aspetto donna C7, altrimenti questa cattura potrebbe fare un po' la differenza. Su donna C7 devo decidere come catturare D4 e non ho tanta scelta perché quando catturo di donna lui mi gioca un doppio. Ok, mi ha fatto questa mossa. Se io giocassi donna F3 ci sarà la ripetizione per non perdere, però in questo caso ho la possibilità di prendo C4, lui mi prenderà la donna, torna indietro difendendo H3 e nel momento in cui cattura in D4. Che sarà la prossima mossa, sto senz'altro molto, molto meglio di lui. Ok, non è ancora così, sono stato un po' frettoloso nell'affermare che catturerò quel pedone, però siamo lì, quel pedone non fugge, ci vorranno tante mosse, ok, lo catturerò dopo tante mosse. Vediamo come posso attaccarlo, c'è questo percorso, questa fiera probabilmente andrà in D3. Beh, alfiere F4, interessante. Lui vuole giocare alfiere qui. Anche H4 con l'idea alfiere H3. Vediamo un po' perché direi che qui comunque sia i miei pezzi mi stanno dando più spazio. Provo così, torre A4, voglio prendere il pedone e a quel punto gli provoco alfiere C5. Ok, non l'ha fatta. Mi sembrava così naturale mettere un alfiere in C5, perché poi si vuole rifare su questo. Voglio la coppia degli alfieri in gioco, quindi il cavallo per D4 si cambia. Ok,
Cambio dei pezzi. Magari faccio con calma. Alfiere D3 difendo, alfiere C5 è quella che mi aspetto. E sul alfiere C5 la mia idea. Ok, cavallo C5. Però sul cavallo C5 adesso sì che lo prendo. Lo prendo con attacco. Se mi prende in D3, ok, prendo. Se mi prende in D3 avrei preso di pedone, alfiere C5. Direi che questa torre è un po' ballerina, troverà una casa utile da qualche parte. Vediamo, magari torre F4, provo a riciclarla in questo modo. I due alfieri, come vedete, si trovano benissimo perché bloccano totalmente il suo gioco. Ok, è il momento di giocare rapidi, quindi alfiere per E4 e pedone per E4 è quella che mi aspetto. Magari a quel punto gioco B4 intermedio oppure alfiere C3. Ok, semplifichiamo tutto ed entriamo in questo finale che direi che tende comunque all'essere pari, ma attenzione perché io ho un torre di 7 con controgioco lì in fondo, quindi deve tenere sotto controllo queste minacce. Ok, torre di 7 seguita da torre per A7, il mio pedone in A6 è molto più pericoloso del suo e a questo punto direi che così si minaccia A7 con vittoria finale. Perché A7 la collego con torre B8 scacco. Dovrebbe giocare torre qui, senz'altro. Sì, dovrebbe senz'altro fare torre A3. Io continuo con torre per B6. Il finale è leggermente migliore per il bianco perché questo pedone A fa la differenza. Se invece è materialista come adesso, in realtà perde subito perché spingo, voglio promuovere. E quando mette la torre dietro, ho questo scacco intermedio che mi permetterà di sostenere la promozione. Adesso mi aspetto che arrivi l'abbandono, ci sono 2 secondi di incremento. Ok, tempo sufficiente per concretizzare una posizione con un vantaggio. Ok, avete visto un'idea nuova, molto particolare contro la francese. E sperimentatela, se poi vi capiterà di giocarla, scrivetelo qui nei commenti, mi dite, raccontate la vostra esperienza.